guerra era una star. Prima di compiere 30 anni, era il produttore della trasmissione televisiva più seguita dai giovani thailandesi, che impazzivano per il suo programma. Penso che la televisione sia importante e abbia ripercussioni su tutti. In Thailandia o in altri paesi, la maggior parte dei programmi televisivi hanno un modo sbagliato di insegnare alle persone, soprattutto ai giovani. Com'è possibile migliorare il rapporto dei giovani con la televisione, della quale spesso sono gli ostaggi passivi e vulnerabili per 3-4 ore al giorno? Consciente di questa sfida, Vera lascia la sua carriera confortevole e seducente di produttore per mettersi al servizio del suo paese e dei giovani troppo spesso abbandonati. Prima lavoravo per un'impresa, lavoravo per il denaro per vivere, e adesso sono professore e insegno agli alunni come diventare reporter, come utilizzare le produzioni televisive come uno strumento per migliorare la loro vita. Insegno in tutto il paese. Per creare dei club per la realizzazione di video, Vera, con l'appoggio del governo, si rivolge alle scuole. Convince l'UNICEF a finanziare un laboratorio modello in una scuola di Bangkok. L'obiettivo era di realizzare un modello duplicabile e autogestibile da insegnanti che non avessero alcuna conoscenza di realizzazioni televisive. Sono i bambini che scrivono i testi, le storie, e che decidono gli argomenti che vorrebbero vedere sugli schermi. Hanno le capacità per realizzare delle trasmissioni televisive e così realizzarsi. Imparano più cose sul mondo, sulla società, sul paese. Così sono pronti a fare carriera, ad essere persone di grandi qualità per il futuro. È molto interessante perché i bambini hanno un proprio punto di vista che è diverso dal modo di pensare dell'adulto. Ogni volta che guardiamo queste trasmissioni diciamo: sì, è proprio così, non è vero? È così che dovremmo pensare. Di fronte ai problemi, i giovani possono reagire. Diventano attori della loro vita, creando una televisione a loro dimensione. Oggi il modello si è diffuso. Nel paese sono disseminate 300 scuole in rete. La testimonianza di Vera, di questo imprenditore sociale della Thailandia, è raccolta nel libro Traghettatore di Speranza, scritto da Marie-Hélène e Laurent Descherizet, che vedrete in questo film. Come noi dell'équipe Net4Good abbiamo incontrato Laurent e Marie-Hélène? Tutto ha inizio con la lettura di un articolo in un giornale francese con il titolo «Una famiglia in giro per il mondo, reporter di speranza», e ci ha subito attirato. In questo articolo raccontano che hanno fatto il giro del mondo da luglio 2004, lasciando il loro paese, la Francia, con i loro 5 figli tra i 5 e i 12 anni, e sono partiti per 14 mesi visitando 18 paesi. E la particolarità di questo viaggio è che in ogni paese hanno incontrato degli uomini e delle donne che di fronte ai problemi della loro società operano per un miglioramento della situazione, un cambiamento della situazione al servizio dell'uomo. Un'altra particolarità del loro viaggio è che sono partiti con la videocamera alla mano per fare un reportage video su ognuno di questi traghettatori di speranza. Abbiamo realizzato questo film con loro. Abbiamo fatto un'intervista per ascoltarli, che ci ha aperto le porte all'incontro con l'associazione che si chiama Reporters di Speranza, di cui fanno parte. Questo incontro è stato importantissimo
perché ci ha incoraggiato a realizzare questa video che vedrete. Reportes di speranza. Ascolterete Christian de Boisredon, che è il responsabile, incoraggia l'informazione positiva, incoraggia tutti coloro che lavorano per mediatizzare tutte le soluzioni ai problemi dei nostri tempi. E per noi, la loro esperienza raggiunge la nostra vocazione del Net for God, che è quella, credo, di far conoscere la buona novella e di far conoscere, attraverso le video mensili, che è possibile lavorare per la pace e l'unità nel mondo. L'idea del giro del mondo è un sogno molto vecchio. Abbiamo provato a mettere questo sogno nelle mani di Dio e ci ha guidato. Eravamo felici per i nostri figli di fargli vedere il volto di un mondo che si costruisce. È straordinario che quando si inizia a guardare il mondo usando gli occhiali della speranza, allora possiamo vedere migliaia di storie straordinarie, storie di quelli che abbiamo chiamato costruttori del XXI secolo. Ogni volta partivamo da una situazione problematica e ogni volta incontravamo delle persone che avevano osato fare qualcosa per cambiare una certa situazione. Fare conoscere il problema ed anche le sue soluzioni. L'origine di questa intuizione risale ad una sera di Natale. Come al solito, quel giorno il telegiornale parla solo di catastrofi. Questa constatazione dà a Laurent l'idea dell'associazione Reporter di Speranza. L'idea era quella di incoraggiare i giornalisti che facevano questo lavoro di ricerca sulle soluzioni riguardanti i problemi contemporanei dei quali bisognava parlare, perché dietro c'erano persone che soffrivano, ma era altrettanto importante concedersi la licenza di parlare delle soluzioni. Così Laurent, prima di partire per il viaggio, condivide la sua idea ad un amico ingegnere agronomo, Christian de Boisredon, che 6 anni prima, insieme a 2 amici, aveva realizzato il giro del mondo della speranza. La presa di coscienza è stata quella di dire, dopo tutto, parlare di queste iniziative fa venire voglia alle persone di agire. C'è un effetto demoltiplicatore. Abbiamo preso coscienza che la comunicazione poteva veramente essere creatrice positiva. Così nel maggio 2004 nasce Reporters di Speranza, che raggruppa molti giornalisti. I media spesso hanno tendenza a parlare dei problemi e delle calamità che ci gettano nella disperazione, che ci inibiscono, che ci fanno dire che, dopo tutto, nel mondo niente va bene, ed altri giornalisti trattano i due aspetti della realtà. Il mondo è fatto di ombre e di luci e noi crediamo che il ruolo di giornalista sia quello di trattare sia l'ombra che la luce. Come vivere dopo un genocidio che nel 1994 ha provocato la morte di 1 milione di ruandesi in 100 giorni? Tutsi, Hutu e Tua, le 3 etnie del paese, si sono massacrate a vicenda. Così la famiglia Reporter incontra 3 uomini sopravvissuti al genocidio. Il primo è Tutsi, l'altro Hutu e il terzo Tua. Insieme, di fronte alle sofferenze e le ferite della guerra, impegnano la loro vita nella testimonianza e nel lavoro per la riconciliazione, affinché i muri dell'odio che li dividono crollino. François Xavier è un insegnante, sposato e ha 4 figli. Accoglie la famiglia al memoriale di Kigali e come buon professore gli spiega l'origine del genocidio. Ecco un esempio di una propaganda, i 10 comandamenti dei Bautus, che furono pubblicati dal giornale Kangura, mostrano che il Tutsi è cattivo, che non bisogna sposarlo e che ogni straniero che sposa una Tutsi è un traditore. Un Tutsi è traître
Questo ha creato un odio nei cuori, ma è così che avviene in ogni storia di razzismo e genocidio. Ero stato accusato di essere complice perché ero sposato con una Tutsi. Jean-Marie è un sarto famoso. Siete stato davanti alla fossa con un fucile alla tempia. Che cosa vi ha salvato? Quando stavano per uccidermi, non sapevo se mi sarei salvato. C'è stato qualcosa nel mio cuore che mi chiedeva di amarlo, di perdonarlo. Mi ha chiesto: a che cosa pensi? Penso a te, voglio che tu riceva la pace. Avete detto questo al vostro boia? Sì. E qual è stata la sua reazione? È rimasto in silenzio. Vedendo i bambini abbandonati per le strade, Jean-Marie crea un centro per accoglierli e vivere con loro. Ho lasciato tutte le mie attività senza sapere se sarei riuscito a mantenere i miei figli, perché mi sono detto: oggi l'importante non è vestire il corpo, cercherò di dare amore al cuore. Oggi questo modello di centro d'accoglienza è diffuso in tutto il Ruanda. La famiglia va da Gerard nel villaggio di Nyamata. Ho sofferto. Nella mia etnia non siamo riconosciuti. Siamo disprezzati come degli stupidi. A un certo punto mi sono detto che gli animali hanno più valore di noi. Dover vivere questo ha veramente ferito il mio cuore. Non provavo odio nel mio cuore, ma la mia sofferenza mi ha spinto a lavorare per fare capire a tutti chi è l'essere umano. Le persone sono le stesse, non ha importanza che ci siano delle etnie. Volevo lavorare alla riconciliazione, alla scoperta della verità. La riconciliazione, alla scoperta della persona umana e anche alla scoperta, diciamo, della verità. Oggi Gerard, François Xavier e Jean-Marie si sono messi insieme per animare delle sessioni di riconciliazione in tutto il paese. Migliaia di persone Hutu, Tutsi e Tua di tutta la regione dei Grandi Laghi si incontrano per rileggere la loro storia. Le persone possono ritrovarsi insieme, essere vere tra loro, esprimere l'amarezza che hanno dentro, non mettersi delle maschere. Nessuna sofferenza deve essere sottovalutata. Ogni sofferenza deve essere valorizzata per essere, direi, appagata. Tutto passerà attraverso la pace e l'unità nel paese, cominciando dalla propria casa e soprattutto dalla famiglia, perché talvolta tutto il male che abbiamo fatto proviene dalle ferite ricevute nell'educazione familiare. Noi lo speriamo perché molte persone si sono messe al lavoro al servizio della pace ed è questo che cambierà la faccia dell'Africa. Credo che siamo proprio chiamati ad essere uomini universali, uomini che hanno un cuore grande come il mondo. Il perdono non ha limiti. Ciò che mi impressiona è il coraggio di queste persone che hanno vissuto cose atroci e che rimpiangono le loro sofferenze. Non guardano soltanto i loro problemi, ma pensano agli altri. Dicono che l'unico modo è perdonare. Allora perdonano. C'è una bella frase di Gandhi: fa più rumore un albero che cade che una foresta che cresce. Il nostro ruolo è proprio quello di lavorare con i media per vedere come possiamo rendere mediatica una foresta che cresce. Questa è la cosa interessante.
Perché c'è ça effectivement qui est le plus intéressant. E questa foresta che cresce è fatta da individui, come ognuno di noi, che decide di rifiutare la fatalità e di attivarsi quando intorno a lui vede una situazione di sofferenza. C'è un primo passo, il più importante, quello contro l'immobilismo. Il primo passo non sappiamo dove ci porta. Pierre Barnérias è un giornalista. A modo suo ha fatto il giro del mondo, telecamera alla mano, realizzando con la famiglia di Cherizet, 7 film, documentari televisivi, partendo da questa avventura straordinaria. Sono profondamente giornalista, cioè di fronte all'informazione sono un testimone di ciò che accade e il mondo non è fatto solo di calamità, accadono anche cose meravigliose. Oggi l'ordinario diventa straordinario. Cioè, che mi interessa è dimostrare che oggi, in un tale marasma, una cosa bella diventa meravigliosa. Credo che si possano far vedere dei buoni documentari donando due cose, il problema e la soluzione del problema. Albina Ruiz, una indiana proveniente direttamente dalla foresta amazzonica, una donna energica, avvenente e allegra, in un paese, il Perù, nel quale le donne di coloro che provengono dalla foresta non sono considerate e si scontrano con un grande razzismo. Albina ha spostato delle montagne di spazzatura. La vera è una cosa che... Il problema è che qui soffriamo per la sporcizia. Nessuno si preoccupa di noi, né la municipalità di Lima né quella del nostro comune. Della municipalità di Lima, da parte della municipalità di Puente Piedra. E poi con il vento l'odore è insopportabile. Sì, c'è molta puzza. A Lima, 2/3 della spazzatura non vengono trattati. Si accumulano nelle strade, lungo i fiumi e in riva al mare. I quartieri poveri sono i più colpiti. Questi cumuli favoriscono i microbi e svariate le epidemie come il colera. Albina, studentessa di economia all'Università di Lima, indignata da questa situazione, sviluppa un concetto di microimpresa di pulizia e di riciclaggio. Ho imparato che da sola non potevo fare nulla. Bisognava sempre lavorare con altri colleghi, le microimprese, lo Stato. Credo che lavorare con gli altri ci aiuta molto. E poi bisogna usare. Se ritorno domani, dopodomani e continuo ad insistere, ebbene, le porte si apriranno. Grazie a questa collaborazione, non senza battaglie, nascono delle microimprese. Albina dà così ai più sfavorizzati i mezzi pratici per rimediare i problemi di cui sono le prime vittime, riguadagnando la loro vita. In questa microimpresa siamo solidali, siamo 3 donne, sole, e abbiamo dei figli. Raccogliamo tutto quello che c'è in imprese, scuole, lo compriamo ad un prezzo minimo, poi lo ricicliamo e dopo lo vendiamo. Poi traiamo, selezioniamo e poi vamos al centro di acopio a venderlo. Questo è il nostro lavoro e io mi sento orgogliosa. Sono molto fiera di questo lavoro. Così posso prendermi cura dei miei figli, nutrirli e permettergli di studiare. Separano la carta colorata da quella bianca, dai giornali, perché hanno prezzi diversi. Prima, quando i bambini giocavano nella strada, quando c'erano i rifiuti, erano sempre ammalati. Ora stanno bene, sono in buona salute.
riciclate sono adentro. La soluzione è talmente ad alto rendimento che oggi numerose città del Perù sollecitano l'associazione di Albina affinché vada ad impiantarvi il suo modello. Cerchiamo di formare dei professionisti e dei leader in tutto il paese. C'è una convenzione con l'Università Cattolica del Perù che insegna un programma di specializzazione. Sulla mia esperienza hanno scritto 6 libri che oggi sono suddivisi in 6 corsi. È un programma di specializzazione a livello nazionale. Albina, grazie ai suoi metodi, ha permesso ad un'attività, una tra le più pericolose per la salute e delle più degradanti socialmente, di essere riconosciuta e sia redditizia. La cosa più grande che ho imparato è che possiamo iniziare da niente per fare qualcosa di grande e che i poveri non sono i più incapaci, ma possono essere i migliori. C'est pas spécialement les moins bons, mais ça peut être les meilleurs. È una delle grandi lezioni di questi imprenditori. Ognuno ha dei punti dolenti, ma ci hanno insegnato in un modo universale che quando ci decentriamo da noi stessi per aprirci la sofferenza degli altri, apriamo un cammino di vita, di felicità. Risplendo della felicità da fare invidia. È una grande lezione di felicità che abbiamo ricevuto. C'est une immense leçon de bonheur qu'on a pris finalement. Personalmente, ça m'a donné envie d'aller. A me personalmente ha dato la voglia di andare verso tutte le persone e di non avere paura. Forse prima avrei potuto invidiare questa o quella persona ed avere timore di avvicinarla. Oggi mi dico, nell'incontrarla non c'è niente da perdere. Anzi, c'è tutto da guadagnare. Per esempio, abbiamo la fortuna di avere l'acqua. È importante controllare un po' tutto ciò che possiamo avere di troppo, cercare di porre la giusta attenzione a quello che abbiamo, di non volere sempre di più. Abbiamo scelto di valorizzare tutto quello che c'era di positivo nei media. L'arma che utilizziamo è quella di valorizzare piuttosto che criticare. Il problema del giornalista è di trovarsi sempre là dove c'è qualcosa che non va, è sempre là dove è nero, sempre là dove è povero. Non viene mai mandato dove tutto va bene. Il giornalista dunque è in una visione di morte, una visione nera. Ha l'impressione che dappertutto il mondo sia uguale. Abbiamo voglia di dare veramente la cultura della vita, ridare il gusto della speranza senza negare la realtà. Al contrario, vogliamo puntare i riflettori su tutto quello che fa vivere il mondo e in modo particolare su iniziative esemplari che provano che partendo da un uomo possiamo arrivare a dei miracoli. I nostri imprenditori consacrano la loro vita perché credono in un cambiamento attraverso il quale si può costruire una società migliore. Una grande idea nelle mani di un imprenditore non c'è niente di più potente. L'unica cosa che vogliono fare è licenziarsi dal loro lavoro per lavorare a tempo pieno alla realizzazione del loro progetto, di farlo conoscere, di realizzarlo lì dove sono. Dopo lo mettono sul mercato e poi lo moltiplicano. Ci vorranno 10 o 20 anni. Sono pronti a questo perché sanno quanto è importante e che è il momento giusto nella loro vita. Ero felice di scoprire questi imprenditori sociali nel mondo, questi giganti dell'umanità, cioè per me sono tutti dei potenziali premi Nobel. Personalmente, ecco, quello che ho imparato in questo giro del mondo, ad abbattere i muri, ad abbattere tutte le barriere che ci impediscono di vedere e di ascoltare.
à décloisonner, à casser toutes ces barrières qui nous empêchent de voir et d'écouter. Ce qui nous touche énormément, c'est que on voit la fécondité. Ciò che ci colpisce moltissimo è la fecondità di questi esempi di vita. L'impatto che oggi questo ha in Francia è molto sconvolgente e questo spiega questa specie di sete enorme che si traduce in uno scatenarsi mediatico. E ça explique cette espèce de soif immense qui s'est traduit par le déferlement médiatique. On a eu plus de 10 heures d'interviews. Abbiamo avuto più di 10 ore di interviste alla radio, decine di articoli su tutti i giornali, una serie di passaggi in televisione, oltre a 7 ore dei nostri film. Il libro, che in 2 mesi è diventato un best-seller. Questo cosa testimonia? Testimonia la sete di ciascuno nel volere credere nella luce. Ma per credere alla luce bisogna vederla. E per vedere la luce ci vogliono uomini e donne che si alzino in piedi e che siano come delle sentinelle con le loro lucerne in mano così che illuminano le strade. Quando il Cristo ci dice siate la luce sul lucernario, siate il lievito nella pasta, siate il sale della terra, vuol dire che il Cristo ci dice impara ad aguzzare la vista per vedere e svelare all'altro la luce che ha in lui, rivelare all'altro la luce che ha in lui e aprirgli un cammino d'umanità, un cammino di felicità, un cammino di speranza. Promuovere tutte queste informazioni positive, tutte queste trasformazioni interiori, non sono forse per coloro che credono in Dio mostrare l'opera dello Spirito Santo nel mondo? La nostra rete Net for God si inserisce in questo appello urgente di creare e di stringere i legami tra le nostre chiese e i nostri paesi grazie ai mezzi di comunicazione moderni che aboliscono le distanze che ci separano. È il dialogo ad ogni costo. Aperto a tutti, centinaia di punti net in rete nel mondo raggruppano ogni mese uomini e donne di ogni lingua, popolo e nazione, giovani e vecchi, cattolici, protestanti, ortodossi. Net for God è un altro modo di vedere il mondo. Ogni mese un filmato video uguale per tutti ci aiuta a capire meglio e a credere che un cammino di speranza e di vita è possibile per ogni uomo, chiunque esso sia. Net for God è pregare con gli occhi aperti sul mondo. Quando 2 o 3 sono riuniti nel mio nome e si mettono d'accordo per domandarmi qualsiasi cosa, mio Padre gliela concederà. Crediamo nella forza della preghiera d'intercessione. Ogni mese, insieme, ci mobilitiamo per pregare per una situazione urgente o un paese preciso. Per questo mese vi proponiamo di pregare per tutti coloro che lavorano nel mondo dei media dei nostri paesi, in particolare perché possano promuovere una comunicazione creatrice e positiva. La parola del mese è nel Vangelo di Matteo, capitolo 5, versetto 15. Non si accende una lucerna per metterla sotto il moggio, la si pone invece sul candelabro affinché faccia luce a tutti quelli che sono nella casa. Błogosławcie Pana, kapłani pańscy.
błogosławi Pana, niech Go chwali i wywyższa na wielki. Niech ziemia błogosławi Pana, niech Go chwali i wywyższa na wielki.